Buonasera, stiamo raccogliendo le olive e vi dico come oggi si raccolgono le olive. Si mettono i teli per terra, ci sono modi e si possono fare con le mani e vanno sul tele e dopo si prendono. Oppure, guardate qua, con un rastrello. Donato è sempre bravo a lavorare, Cosimo è anche un putatore, lui è il dottore delle piante perché pulisce le piante, perché anche le piante hanno, ma è importante che vengano pulite, però questo qua si fa nel mese di febbraio, marzo, aprile, si putano le piante. E invece adesso stiamo raccogliendo le olive. Questa qua, Cosimo, è una pendolina, giusto? Questa qua è una pianta di pendolina. Guardate come sono belle. Per 40 kg di olive vengono sui 5 litri d'olio. Perciò certe volte è strano quando si vende un litro d'olio e che lo compri nei negozi sui 3 euro, ma non può essere che è veramente un olio così come è prima spremitura e tutto. Ma adesso vi voglio raccontare come si faceva prima. Io odiavo raccogliere le olive, sapete perché? Non c'erano i teli, non c'era. Si aspettava che le olive cadevano per terra e si raccoglievano. Era un lavoro, vi dico, veramente brutto. Perché c'era, anche se poi pioveva nel fango, si raccoglievano queste olive e l'olio naturalmente non era un olio come oggi, ma era un olio lambante. E sono veramente contenta che con le olive adesso siamo più attenti e sono veramente contenta, guardate. Ma poi la bella cosa è che guardate qua, sembra quasi delle isole, è qualcosa anche di artistico. Va bene, e esce un olio bello, stasera farò un video al frantoio. Ciao Francesco, l'ho fatto per te, ciao. Mannaggia, ho sbagliato di nuovo che non l'ho messo orizzontale, ma perché? Vabbè, miglioriamo la prossima volta. Ciao!